Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io sono qui veramente con particolare piacere, anche perché la struttura la conosco, sono venuta più di qualche volta, poi permettetemi, insomma io sono di Prosecco e quindi abito qui vicino, quindi vi è più che ovviamente qui mi trovo particolarmente a casa. Io devo dire che questo tipo di iniziativa, un'iniziativa che è partita qui dall'AMIS e che ha trovato, devo dire, subito uno slancio così di sostegno da parte della Regione, perché lo si diceva prima, oggi è sicuramente importante fare rete, forse è un po' uno slogan, un po' di moda dire dobbiamo fare rete, dobbiamo fare sinergia, ma penso che anche in momenti, no, in cui le risorse vengono un po' a diminuire, si scoprono che veramente tante cose si possono fare assieme. A me piace di più il termine, anziché fare rete, fare assieme le cose, condividerle e magari, no, percorrere assieme certi cammini che magari da soli sembrano irti, no, e difficili, magari in compagnia sembrano più semplici, poi in realtà, no, sono anche più piacevoli. Questo è un po' il modo, ma penso che sia anche il modo poi abbastanza così nella logica, nel pensiero di chi fa volontariato, perché chi fa volontariato proprio mette a disposizione il proprio tempo, le proprie energie, le proprie risorse fisiche, mentali e anche di tempo libero, perché ormai il tempo libero è una risorsa scarsa all'interno della nostra comunità, ecco, mette queste risorse a disposizione di altre persone per fare appunto cose assieme, per permettere veramente di condividere momenti, esperienze, renderli anche talvolta possibili, perché non sempre da soli si possono fare tante cose. Io sono particolarmente contenta che veramente ci siano tante realtà qui oggi, e penso che un altro elemento anche di queste manifestazioni è un po' un momento anche per trovarsi al di fuori, no, di quelli che sono magari l'ufficio, il momento istituzionale, penso anche per voi come associazioni, e anche in compagnia scambiarsi idee, scambiarsi esperienze, e tante volte proprio da questo nascono nuove idee e nuove potenzialità per il territorio. Quindi penso che sia un'esperienza nuova, un'iniziativa importante, ma che permetterà tutti di ritornare a casa dopo questi 3-4 giorni, poi chi sarà di più, chi sarà di meno, ma sicuramente arricchito con una nuova energia e con nuove idee e con nuove cose da fare. Grazie come sempre per tutto lo splendido volontariato che noi abbiamo in questa regione, è uno di quei patrimoni veramente importanti. La solidarietà e il volontariato sono quei valori che tante volte, no, anche qui sono cose dette e stradette, ma sicuramente noi abbiamo ancora una collettività dove queste cose veramente fanno la differenza, e tante persone come voi, che poi sono anche non solo volontari, ma sono anche i volontari dei volontari, cioè quelli che si occupano dell'organizzazione, della dirigenza di queste associazioni. Veramente gli impegni sono talvolta gravosi, ma penso che poi la soddisfazione di dire c'ero anch'io, ho contribuito anch'io alla realizzazione di questo progetto, di questa idea, ho aiutato questi giovani o questi anziani, penso che sia una delle soddisfazioni sicuramente non materiali, ma che gratificano molto e ci spingono ad andare avanti. Quindi un sincero grazie, un in bocca al lupo per la manifestazione. Poi come assessore al turismo, al di là di tante cose che si fanno, una delle cose che faccio è spero sempre che il tempo regga, no? Che quindi questo è sicuramente l'augurio da assessore al turismo. Grazie. Che la faremo? Allora, sì, basta attenda. Aspetta che lo chiudiamo un posto. Dai, ci siamo. Ah! Ah! Sempre che è finito il primo. Ecco, suo. Questo mi va. Adesso chiudo, eh.